Per la prima volta nella sua storia, la Briz Nuoto vola in finale playoff e sogna la Serie A1. Nei playoff di Serie A2 di pallanuoto femminile, grande successo per le ragazze allenate da coach Carlo Zilleri, che hanno battuto in gara 2 Roma Visnova, ottenendo così il pass per la finale, un traguardo impensabile a inizio stagione. No, non era semplice, comunque tutto l'anno non è stato semplice perché ovviamente per tutto quello che è successo in questo periodo, insomma, non avere la possibilità di giocare con altre squadre, eccetera, già di partenza la situazione non era delle migliori. Poi ovviamente è sempre un playoff, quindi comunque è sempre una partita da giocare. Per fortuna è andata abbastanza bene. Dopo il successo di Roma in gara 1 per 12-9, quella in scena alla Francesco Scuderi di Catania è stata una partita senza storia, che ha visto le brizzine spuntarla per 15-6, grazie ai gol di Santa Paola, Sapienza e Giuffrida. Un risultato non semplice da riconfermare, segno però dell'unione e della compattezza di un gruppo giovane che ci ha creduto fino all'ultimo. E avevo chiesto di giocare come all'andata, che ho visto una squadra unita che ha dato tutto quello che aveva a disposizione e continuare a fare la stessa cosa per andarci a giocare finalmente la finale. Dopo il primo periodo chiuso sul 2-0 è il secondo ad essere determinante ai fini del risultato finale, quando la Briz allunga le distanze sulle romane con il parziale finale di 6-1. Ottima prova anche per Elga Santa Paola, che grazie alle sue parate ha detto più volte no alle avversarie negandogli il gol. Da qui in poi sarà tutto in discesa. Nonostante la Roma Visnova tenta di accorciare le distanze, ogni sforzo sarà vano. Le brizzine infatti non mollano e chiudono in vantaggio anche il terzo e il quarto periodo con i parziali di 3-2 e 4-3. Grande entusiasmo al termine della gara per un risultato inaspettato ma che ha fatto esplodere di gioia le ragazze della Briz, che a fine gara si sono lasciate andare ai giusti e meritati festeggiamenti. Il tempo però da dedicare alla gioia e all'entusiasmo è poco. La Briz infatti è già al lavoro per preparare i prossimi impegni che la separano dal sogno promozione. La finale infatti si giocherà al meglio delle tre gare, in programma domenica 4 luglio, giovedì 8 luglio e si concluderanno con l'eventuale gara 3 domenica 11 luglio. Ma sicuramente dobbiamo essere felici di essere arrivati a questo punto. Questa è l'unica cosa che conta. È un'esperienza unica per noi, non siamo chissà quale società, giusto? E quindi è una bella esperienza, ce la dobbiamo godere dal primo all'ultimo minuto, poi quello che viene viene.